Devi prendere la rincorsa, se no non riesci a decollare. Ciao. È andata bene oggi? Sì, è andata bene. Oh, guarda, sono così arrabbiata che ho voglia di gridare. Ho appena saputo che mi hanno candidato a una promozione. Ah, caspita, anch'io andrei su tutte le furie. No, non mi sono spiegata, non la otterrò mai quella promozione. Oh, andiamo, Terry, tu devi avere fiducia in te stessa. Ma certo, Terry, tu sei intelligente, ti piace il lavoro, hai esperienza. Già, ma non ci sto. E non... Ecco, questo è un punto a tuo svantaggio. Che senso dell'umorismo. Terry, scusami, vuoi spiegarti meglio? Sì, vedi, è per il dottor Kenderson, il mio nuovo capo. È lui che deve decidere se avrò la promozione oppure no. E allora? E allora lui si è messo a ricattarmi. Cosa? Cosa ti ha fatto? No, non mi ha fatto niente. Ma io lo vedo da come mi guarda. Oh, è orribile. Ma perché quel poveraccio la guarda e basta? Sì, ma è il modo come la guarda, Jack. Una donna capisce dallo sguardo di un uomo che cosa lui ha in mente. Ma se fosse vero, mi avreste già buttato fuori da un pezzo. Oh, insomma, piano. Ok, ok, la smetto, sì, scusa. Ma in che modo ti guarda, Terry? Mi guarda esattamente così. Oh, ma... Ma questo è niente, Terry, senti. Se il tizio avesse delle mire erotiche su di te, ti fisserebbe così. Insomma, Jack, ma la vuoi smettere di fare il buffone? Okay, il problema di Terry è grave, ok? Perché non fai rapporto all'amministrazione dell'ospedale? Diglielo. Ma dai, non servirebbe, mi darebbero della paranoica proprio come fai tu. Gli uomini. E poi il dottor Kenderson lo verrebbe a sapere, allora addio promozione e addio lavoro. Accidenti, non so proprio cosa dirti. Ho trovato. Racconta al dottor Kenderson che sei sposata. Sposata? Dovrebbe mentire. È meglio che ci stia. E poi, in fondo, si tratta di una bugia innocua. Ah, niente da fare, io non sono capace di dire bugie. Nemmeno nei casi di emergenza. Jack, non insistere, Terry è sincero. Ma davvero, Terry, tu non dici mai ai tuoi pazienti che le iniezioni non fanno male? Sì, o che una medicina ha un buon sapore? Sì, va bene. O che la padella non è fredda? Ma cosa c'entra? Quindi pensaci sopra. Completamente sì, ma per me è un problema serio. Ecco fatto, signor Jones. Si è rimarginata. Non c'è più bisogno che venga a farsi medicare. Dottor Kenderson. Ah, Terry, finalmente. È tutto il giorno che la sto cercando. Lo so. Voglio dire, io sono occupata con un paziente adesso, dottor Kenderson. Faccia il bravo, lei che non ho ancora finito. Beh, aspetto. Penso che ne avrò ancora per molto tempo, dottore. Lo sa che io sono molto, molto precisa. Ma scusi, infermiera, prima non mi ha detto. Apra che... lei. Terry, che programmi ha stasera? Sono sposata. È sposata? Ma perché non me l'ha detto prima? È un caso di emergenza. Cosa? Oh, è un'espressione che usa sempre mio marito. Lavora qui in ospedale? No, lui lavora... In un ristorante. Sì, lui è uno chef. Ma è fantastico, sa, mia moglie si diletta di cucina. Sua moglie? Sì, sono sposo felice da 15 anni. Oh, ho capito che... Oddio, che sollievo. Come? Volevo dire, complimenti, è molto bello. Ecco, siccome avevo intenzione di invitarla a cena questa sera, la inviterò con suo marito. Con mio marito? Beh, sì, certo. Mia moglie sarà entusiasta di cucinare per un vero chef. Oh, beh, questa è un'idea veramente fantastica. Ma stasera noi non possiamo, no, non possiamo. E perché? Perché... Oh, perché abbiamo degli ospiti. Ah. Sì, vede, partono domani e vogliono passare l'ultima sera insieme a noi, lei mi capisce? Beh, porti anche loro. Non parlano inglese. Meglio, non si lamenteranno della cena. Ci venite? No. No, vede, noi non possiamo venire. Oh, le ho già detto che mio marito si è slogato una caviglia e che quindi non può muoversi di casa. No, non me l'ha detto. Oh, proprio così, una brutta slogatura. Cammina a malapena, poverino. Che peccato. Proprio stasera che mia moglie voleva preparare una cenetta cinese. Vuole fare la sua specialità. Ali di pollo ripiene. Ali di pollo ripiene, ha detto. Oh, accidenti, è il mio piatto preferito. Davvero? Oh, sì, ma che peccato, mi si spezza il cuore a non poter accettare il suo invito. Accidenti. Sarà per un'altra volta. Oh, ma certamente, d'accordo. E grazie ancora per l'invito, dottore.
Scusate, non ho ancora. Oh. È normale. Non posso dire la stessa cosa di lei. Senta, ho un'idea. L'ho vista così dispiaciuta per la cena di stasera che... Non deve stare a preoccuparsi. No, non fa niente. No, che mi sono detto, porteremo noi la cena a casa vostra. Oh, no. No, non c'è nessun disturbo. Mia moglie lo farà volentieri. E inoltre potremo parlare della sua promozione. Le va bene alle 8? Alle 8? Perfetto, a stasera. Oh mio zio. Oh, finalmente sei arrivato. Janet, ti sono mancato. Jack. Che c'è? Stai a sentire. Terry mi ha telefonato, mi ha detto che si trova nei guai e... Cosa hai fatto? Io sto bene, questo è per Jack. Ma perché? Per la tua caviglia slogata. Per la caviglia slogata? Ho detto al mio capo che ti sei slogato la caviglia e adesso devo andare a cambiarmi. Terry, vuoi spiegarci cosa sta succedendo? Tutta colpa della bugia di Jack. Hai visto che cosa hai fatto? No, fammi vedere. Ma cosa fa? Si sta cambiando. Vai avanti, Terry. Ho raccontato al dottor Kenderson che sono sposata. Brava! Brava, eh? Lui sta venendo qui con sua moglie e le sue alucce di pollo. Sua moglie? E le sue alucce di pollo? Con questa cena vuole fare bella figura con mio marito. Marito? Scusa, se sono sposata dovrò pure avere un marito, no? Un momento, Terry, ma dove lo trovo? Oh, no! Sì, sei tu con la caviglia slogata. Io? Sì, tu l'hai cacciata nei pasticci. No, un attimo, io devo uscire con su, in questa sera. Ok, vuol dire che te la squaglierai dopo cena, ma ora devi aiutarla. Oh, grazie, Janet, sapevo di poter contare su di te. Ci mancherebbe altro, Terry. Quindi sarai la mia ospite straniera? Sì, cosa? Gli ho detto che abbiamo in casa una coppia di ospiti stranieri che non parlano una parola d'inglese. Ho creato un mostro! Terry! Oh, Janet, ti prego, per la mia promozione dobbiamo parlare. No, io non posso. Janet! A Terry serve aiuto. E va bene, ma dove lo trovo un marito? Già, me lo chiedo anch'io da anni. Ma un po' di rispetto, insomma. Non si può picchiare un uomo invalido con questo aspetto. Guardiamo. Vai tu, Janet. Vado io. Che ti è successo? Vi ha sorpreso il fidanzato? Cosa vuoi, Larry? Che cosa voglio? Terry mi ha invitato a cena stasera. Oh, no! Janet! Questo è tuo marito. Chiedo il divorzio. Concesso! Aspetta, Larry, senti. Il capo di Terry viene qui a cena stasera e si aspetta di incontrare qualcuno che non sappia parlare l'inglese. Ehi, solo perché non ho fatto l'università. Stai calmo, Larry. Anche Janet non parlerà l'inglese. Senti, Larry, anche a me l'idea non va a genio, però siccome a Terry serve aiuto, noi due siamo di un altro paese. A me sembrate di un altro pianeta. Eccoli! Per forza dobbiamo decidere che paese. Quale? Ho trovato, faremo i francesi. Ma io non lo so il francese. Cosa c'entra? Nemmeno io lo so, Larry. Ma che importanza può avere? Faremo finta, vedrai che non si accorgeranno assolutamente di niente. Oh, volete andare a sedere sul divano? Andiamo. Oh, presto. Shh. Avanti qui, no? Sì, non voi, soltanto Jack. Voi due sedete. Jack, vieni qua. La stampella. Io la stampella, vieni qua subito. Ma devi appoggiarla per te. Vai. Soprattutto non ti agitare. Bene, stai calmo, calmino. Oh, salve, dottor Kenderson. Salve, Terry. Mia moglie Gail. Buonasera. Piacere. Questo è il mio marito. Piacere. Salve, signor Holden. Chi?
Jack, mi chiami Jack. Jack, come va la caviglia? Bene, bene. Va avanti solo quando si muove l'altro. Cicchicciolo, 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 cicchicciolo. Vi prego, accomodatevi. Vi presento i nostri carissimi amici francesi. Purtroppo non parlano una parola della nostra lingua. Pierre e Fifi. Fifi? Sì, lui è Pierre e lei è Fifi Fofom. Loro abitano nelle valli della Loira. Oh, oh, oh. Bonsoir. Ciao. Gliel'abbiamo appena insegnato questo. Bonsoir, Pierre e Fifi. Enchanté de faire votre connaissance. Gail parla correttamente il francese. Sua moglie parla francese? Benissimo. Dai, cara, di qualcosa. Depuis combien de temps êtes vous ici? Forse non vogliamo che si raffreddi la cena, vero cara? Oh, scusami, perché non andiamo in cucina? Oh, mi scusi, è meglio che andiamo in cucina però a mettere in caldo la cena, altrimenti... Bene! Ah, non mi guardate, io non parlo francese. Soit que la foi, des fois gras, je sais pas, vous voulez que la mer, je sais pas, la soie, on est fait, tout à faire, la faillette. Basterà aspettare una mezz'oretta ed è pronta. No, non vada di là. Perché? Prima volevo chiederle come si è appassionata di cucina cinese. Oh. Mio marito torna spesso tardi dall'ospedale e quindi io ho frequentato un corso. Mi tiene lontano dai guai. Mi dica, da quanto siete sposati lei e Terry? Da... non da molto. Che carini. Sa, mi ricordo i primi mesi del nostro matrimonio. Malcolm era così premuroso. Sarà meglio tornare di là. Senta, vorrei guardare meglio le cosce. Cosa? Le cosce di pollo. Oh, vuol dire le ali. Ali, certo, le ali. Dove ho la testa? Beh, vediamole un po' queste ali che aspetto hanno. Che belle. L'onorevole ala di pollo. Ah, che divertente il pollo. Cucinare il pollo è molto divertente. Per un momento ho pensato che facesse il galletto con me. Il galletto? No, sono sposato io. Vede? Bene, ora ritorniamo dai suoi amici così farò esercizio di francese. No, no, aspetti, prima... Volevo mostrarle un attrezzo di cucina che è per me fondamentale qua. Si tratta del mio frigorifero, da questa parte le faccio sparare. Attenta, mi scusi. Oh, le ho fatto male. Ecco qua, guardi, è veramente incredibile. Lei apre la porta e si accende la luce. Lei chiude e si spegne la luce. Ma ne siamo proprio sicuri, è meglio controllare un'altra volta. Vuole? Mi tolgo una curiosità. Se loro non parlano inglese e voi non parlate francese, come fate a capirvi? Intuito. Noi ci capiamo. Non è vero? Visto? Che strano. Parlano poco. Non parlano nemmeno fra loro. Fifi! Je t'adore! Encore! Encore! C'est si bon! C'est si bon! Oui, mon chéri. Oui. Non. Oui. Ti rompi il naso. Ehi, questo l'ho capito anch'io. Sembra facile, vero? Ma in realtà hanno detto una cosa molto precisa. Hanno detto che è ora di andarsene a letto. Ma come? A letto a quest'ora? Eh beh, sono francesi.
Pare che Fifi abbia l'emicrania. Ah. Aspetti, non ha visto il ghiaccio. Deve essere molto interessante. Beh, sono qua. Ti sono mancata? Tanto, non capisco una parola di quello che dicono. Oh, je peur que mon mari ne comprenne pas français. Je dis que c'è qualcosa che lo vuoi. Sì, sì, il suo volto è tutto rosso. Oh, rosso? Sì. Accidenti, ma lei ha la febbre. Non sa che sono medico? Sì, è vero, ma me ne ero dimenticato. Certo, ha ragione. Ah, sì? Sì, hai un po' di febbre, sì. Farebbe meglio stendersi un pochino in camera da letto. Veramente io non mi sento così male. Oh sì, invece si vede benissimo. Ottimo suggerimento, Terry. Ora la porto in camera da letto e si farà un bel riposino. La caviglia! È un miracolo! Oddio mio, guardi la caviglia! Andiamo, andiamo! Il dottore aveva detto che sarebbe guarito in una settimana e guardi qui, spacca il minuto. Adesso su, faccia la brava, si stenda sul letto. Ci sta tentando di nuovo, forse? Ah? No, 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 io stavo solo... Lo so quello che vuole. Solo perché sono una donna molto attraente. Oh, che è costretta a rimanere in casa ogni sera tutta sola. Lei pensa di potersi approfittare di me? No, no, e solo perché lei è giovane. Tanto bello. Signora Kenderson. Mi chiami Gay. Gay? E comunque si mette in testa che non sono quel tipo di donna. Oh, lo so, lo so. No, non lo sa. Dai, pietà, signora. No, smetti, non ti prego. Cosa mi hai indotto a fare? Dopo un bel sonnellino vedrà come starà meglio, signora. Si mette già mai. Fra noi è tutto finito ormai. Come è finito? Ora dovrò raccontare il misfatto a mio marito e domandargli perdono. No, 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 lei non può farlo. Ha ragione. Il destino è più forte di noi. Cosa il destino? Gail, signora... Allora, parliamo della sua promozione? Ah, oh, volentieri. Oh. No, vous siedez. Je vade ad aprir la porte. Salve, sono Swen. Avevo un appuntamento con... Tu a capire. Tu va bene. Ma chérie. Portla. Bonsoir. Anche sì. Bonjour. Anche bon appétit. Oh, ehi. Hey. C'est la mia. La risposta, ti vuoi farmi passare? Non prima di averti spiegato una cosa. Dimmi dov'è Jack. Beh, in camera sua, però... Non voglio sapere... No, non puoi. Ti vuoi togliere di mezzo? Ora senti. Non mi piace usare la forza su una donna. Ecco perché! Excuse-moi! E lei chi è? Gail. Dov'è Jack? Swen? Ma cosa ci fai lì dentro? Vuol fare il prezioso, ma io ho pazienza. Jack! Mi spieghi cosa ci stai facendo con questa donna? Io? Niente, solo che non so più dove nascondermi. Shh. E lei chi è? La ragazza di Jack, ha capito? Cosa? E sua moglie glielo permette? Oh, cosa? No. Tua moglie? Ma posso spiegarti? Ah, oh, sì! No, non appena riprenderò il fiato. E quando ci sei? Larry, non mi sarai mai immaginata che il tuo amico potesse farmi una cosa. Toujours l'amour. Ma cosa stai facendo? Larry, ma lasciami andare. Adieu. Ma dove... Vanno a giocare a bowling. Oui, le boule. Io non ho capito. Lei è sposato e ha anche una ragazza. Signora Gail, si siede. Io credo sia giunto il momento di raccontarle la verità sul conto mio e di Terry. L'ascolto. Lei lo sa che cos'è un matrimonio bianco? Oh, povero caro. C'è ancora un po' di tempo prima di cena e quindi... Parliamo della sua promozione. Volentieri, però prima di cominciare vorrei confessarle una cosa. Io l'ho giudicata molto male. Ah, sì? Sì, così male che in realtà adesso non credo nemmeno di meritarmela quella promozione. Oh, sciocchezze. Lei ha tutte le carte in regola, è intelligente, ha esperienza. Sì, va bene, ma io... E poi ha un carattere affabile, dei begli occhi e uno splendido corpo. Questo è molto gentile da parte sua, dottore, ma... Splendido cosa? Corpo.
Sì, come muove i fianchi lei, non li muove nessuno. Dottor Kenderson! Che cosa c'è di strano? Lei ambisce alla promozione e io a qualcos'altro. Quindi non mi ero sbagliata sul suo conto, lei è uno zozzone. E cosa c'è da ridere? Ah, non deve fare finta per la sua amica. Ma che cosa le importa? Tanto non capisce un accidente. Per esempio, io posso dirle che muoio dalla voglia di saltarle addosso, non vedo l'ora. E questa pensa che parliamo del tempo, giusto? Sbagliato. È una parola francese? Perché non lo chiede a me, dottor Stranamo? Oh mio Dio, lei parla inglese. Lo parlo e lo capisco. Ah, beh, ma non avrà creduto che facessi sul serio. Era uno scherzo. Uno dei requisiti del suo nuovo lavoro sarà l'umorismo, per cui capisce, lei dovrà... Si calmi, dottore. Non riferirà nemmeno una parola di quello che ha sentito. Non è vero, Fifi? Ma non saprei, dipende. Sì, ma di che cosa stavate parlando voi due prima? Mi sembra... già, del nuovo lavoro di Terry. Ma non c'è niente da aggiungere. Terry ha dimostrato che per la promozione è più che idonea. Grazie, Terry. Terry, le dispiacerebbe venire qui? Qualcosa non va? Non abbia paura, mia cara. Coraggio, Jack. Forse è meglio... Jack, mi dia retta. D'accordo. Terry, era ora. Jack ha avuto fin troppa pazienza. Ma ti rendi conto? Sono sposati da un anno e non hanno nemmeno iniziato la normale luna di miele. Ed è tutta colpa di Terry. Cosa? Stai tranquilla, mia cara. Jack mi ha raccontato tutto. Sai, una parola tira l'altra e così. Allora, non si sente meglio? Oh, molto meglio. Deve ritenersi fortunata ad avere un marito tanto comprensivo come Jack. È un tesoro. Oh, santo cielo, la mia cena. Malcolm, aiutami. Oh, subito, cara. Avanti, Jack. Che cosa le hai raccontato? Terry, ho dovuto giustificare la presenza di Sue Anne. Ho inventato una storia in modo da non compromettere la tua promozione. Terry l'ha già avuta la promozione? Sì. No, davvero? Sì. Congratulazioni! Jack, ti prego! Scusami, non volevo trascurarti. Vieni qui! La cena è quasi... Oh, mio Dio! Insomma, adesso basta. Secondo me va bene come dico io. Ciao, io scappo. Aspetta, ciao. Terry, non ho ancora avuto modo di parlarti. Dimmi, come va il tuo nuovo lavoro? Abbastanza bene. Non mi sembri entusiasta. È per colpa del nuovo assistente del dottor Kenderson. Soltanto perché è un po' alto e un po' carino, si crede di essere chissà chi. Ti ha dato forse fastidio? Puoi dirlo forte. Guarda, l'unica cosa da fare in questi Jack, casi... è meglio che tu di consigli non ne dia più. Lo sai che cosa farei io, Terry? Cosa? Gli farei un piccolo discorsetto. Ti ho provato, ma non è servito a niente. Beh, forse non sei stata abbastanza chiara. Sono stata chiara, ma è tutto inutile. Non mi ha ancora invitata a uscire con lui. Oh, Jack, ti proibisco di pensare male di Terry. Fai una